Il modello nuovo di cui stiamo discutendo, di cui c'è stato il lancio mondiale ieri, è proprio il T2 che sarà il nostro nuovo flagship. Allora, è chiaro che posizionamento del prodotto. Allora, questo è, diciamo, sarà il nostro prodotto top di gamma, è un prodotto votato alla performance e al design. Che cosa vuol dire? Allora, in termini di design e di materiali abbiamo cercato di lavorare ovviamente e nello spessore e nella qualità stessa e nella durabilità dei materiali. Quindi ovviamente è un prodotto che è volto all'eleganza, quindi è un prodotto molto sottile, tra i più sottili in circolazione, credo che sia intorno ai 7,7 mm o poco meno di dimensioni, un prodotto molto leggero, un prodotto che pesa, se non ricordo male, 122 grammi, quindi ha il nostro chipset Qualcomm, quindi da quest'anno i nostri prodotti di fascia media e fascia alta montano il nostro chipset, questo Qualcomm 11.5, quindi la performance, diciamo, viene, nonostante si parli di design, abbiamo studiato il prodotto affinché ci sia un'ottima performance montando un prodotto top, un processore top di gamma. Questo prodotto qui è un 4.7 pollici di schermo. Ovviamente Gorilla Glass, stavo verificando se era corretto, si chiama Gorilla Glass, quindi la qualità e la visibilità dello schermo sono molto valide. Fotocamera posteriore da 13 megapixel, Full HD, flash, due flash, e frontale da 1,3 giga, quindi diciamo c'è anche quell'interazione per la cosiddetta videochiamata, piuttosto che, diciamo, per utilizzare per diversi scopi, social o non social. E per noi questo è un prodotto, diciamo, di primaria importanza, per il semplice fatto che è stato spiegato un prodotto che lanceremo in Italia, lo lanceremo per market, non c'erano più operatori, quindi è un prodotto che avrà, diciamo, una buona visibilità in termini di comunicazione pubblicitaria. Quindi questo è il nostro flagship 2013. Prezzo al pubblico dichiarato, suggerito, cioè montaggio IP, 4.1, c'è la nostra user interface, l'utente, diciamo, può utilizzare, diciamo, sia la nostra user interface sia, diciamo, quella standard di Android. Vediamo un po' se c'è una cosa interessante da far vedere, qualche applicazione carina, per esempio, giusto per dare un po' di, insomma, 4.7 pollici HD, insomma. Vedete com'è veloce anche poi, diciamo, nel caricamento, quindi, cioè, l'entertainment è sicuramente un aspetto di sicuro di te. L'uscita è solo quella microSD, quindi microSD, scusate, quindi. Quindi, diciamo, è giusto per darvi un'idea anche in termini di frame rate che cosa può gestire un processore quad core, no? Quindi in termini di velocità è importante per chi, diciamo, ne vuole fare un utilizzo un po' più ludico. Poi ci sono tutti gli effetti speciali, no? Quindi anche la velocità di esecuzione della foto non è da poco, è sicuramente il processore ne è una componente, no? Quindi,
Every decision is mine to make. Every challenge is mine to take.